Guardi, penso che non mi interessa, cioè penso che la cosa che mi interessa e di cui la politica dovrebbe occuparsi è il problema della signora che non ha la casa che avete citato all'inizio e del figlio disoccupato. Per quanto riguarda poi le scelte in ambito sessuale, di stile di vita, di tendenze di genere, insomma, che fanno delle persone adulte, credo che onestamente bisogna lasciare la massima libertà e che la divisione in un senso o nell'altro sia soltanto una grande arma di distrazione di massa. Perché la gente litighi su queste questioni invece che occuparsi dell'emergenza sociale e lavorativa che Ma abbiamo in questo paese. Altra cosa invece è quando si vuole incidere invece sui minorenni, e quindi parlo della teoria gender, quindi di quella sì. logica per cui si vuole già da bambini di 2 o 3 anni indirizzare verso una certa concezione della sessualità, per cui uomo o donna sono diciamo delle scelte personali che uno fa, allora su quello sono fermamente contrario, perché lì si va a incidere sulla crescita di persone innocenti e non formate. Gli adulti maggiorenni e vaccinati, se vogliono cambiare sesso, che cambino sesso. Onestamente, non è quello il problema del paese.